L'apertura di Piazza Bilotti, l'opera più imponente realizzata a Cosenza negli ultimi 50 anni, è stata salutata con tanta emozione da migliaia di cittadini e dalle note dell'orchestra del liceo Lucrezia della Valle. Una promessa mantenuta, quella del sindaco Mario Chiuto, che in campagna elettorale aveva annunciato che Piazza Bilotti sarebbe stata consegnata alla città entro la fine del 2016. Piazza Bilotti ormai è un patrimonio di questa città, l'abbiamo realizzata senza spendere un euro del bilancio comunale, tutti i fondi strutturali, quindi la città acquista un patrimonio e sarà un patrimonio che lasceremo alle generazioni future, sarà un patrimonio di socialità, uno spazio che diventa la più grande piazza della Calabria, a servizio della più grande area commerciale che abbiamo completato e che stiamo anche adesso per allungare, che è il Corso Mazzini, con tanti commercianti, con tanti esercenti, con un parcheggio pure a servizio di queste attività commerciali di 307 posti, con un grande museo di 1600 metri, un museo multimediale con ologrammi e schermi a LED, sarà dotato di tante attrezzature, quindi penso che possiamo veramente dirci soddisfatti e che i cittadini di Cosenza possano continuare, diciamo, ad avere delle opere che rispecchiano quello che può essere una prospettiva di crescita e di sviluppo di questo territorio, che è legato soprattutto al turismo e alla possibilità di valorizzare le nostre città e i nostri luoghi che sono così belli e straordinariamente ricchi di risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e di giacimenti culturali. Era l'aprile del 2013 quando a Palazzo dei Bruzzi veniva firmato il contratto di appalto per gli interventi di restyling di Piazza Bilotti e di tutto il centro cittadino. Dopo soli 3 anni e 8 mesi è stato restituito ai cittadini un luogo simbolo di aggregazione sociale nel cuore della città. E sarà proprio da qui che, tra qualche giorno, Cosenza darà il benvenuto al nuovo anno con Alvaro Soler. Tante attrazioni, musica, divertimento e migliaia di visitatori.